Con grande sorpresa, la King Arts ci ha mandato il sample del Dangaio. I sample sarebbero dei campioni prodotti in quantità limitatissima per vedere se le varie fasi di stampaggio, colorazione, assemblaggio siano ottimizzate. Dopodiché partirà la produzione di massa. Quindi questo sarà il Dangaio che effettivamente verrà distribuito. Il Dangaio è un robot scomponibile in 4 astronavi, però nel cartone animato la fase della trasformazione è molto approssimativa ed è un misto tra trasformazione meccanica e organica alla Getter. Quindi un attacca e stacca è inevitabile. Per questo progetto la King Arts ha preso spunto dal Modeloid, il kit di montaggio della Goodsmile, e quindi per la trasformazione avremo un attacca e stacca con parti aggiuntive per formare le astronavi e di conseguenza delle parti aggiuntive per formare il robot. Ora vediamo la fase della trasformazione, contenuto della confezione, posabilità del robot e poi lo trasformiamo. Dangaio, ai propri posti! Assemblaggio! Scatola alla classica grafica alla King Arts, quindi sfondo nero e immagini del contenuto. Nella confezione troviamo le istruzioni, un blister con il robot e i suoi accessori e un blister con le parti aggiuntive per poter completare le astronavi. Le istruzioni sono fatte a libricino, qui troviamo tutti i componenti codificati. Questo è come dovremmo letteralmente smontare il Dangaio per poterlo trasformare, altre immagini e poi tutte le varie fasi della trasformazione. Il robot è imponente, è alto 27 cm e mezzo e deve essere completato. Dobbiamo agganciare questi spuntoni dietro i pugni e il reattore dietro la schiena, il tutto a pressione. Lo sculpt è sicuramente di effetto e in vetrina si distinguerà dai classici robottoni nagaiani. Come colorazione direi che è in linea con la qualità King Arts, non ha tantissimi dettagli ma sono colorati in maniera impeccabile. Il modello non è pesantissimo, pesa 440 grammi, quindi c'è tanta plastica, e di metallo ci sono solamente i talloni e la parte centrale del busto. Come accessori abbiamo la spada, colorata molto bene, con dettagli molto ben rifiniti, due mani con l'impugnatura per tenere la spada, due mani aperte, altre due mani aperte con il simbolo che compare quando lancia il suo raggio più potente e due pugni chiusi alla jig. E attenzione, abbiamo anche il gel in silice che garantisce la qualità e la fragranza del prodotto. Passiamo ai giunti, il piede può ruotare la punta. Ha un giunto a sfera che gli permette una rotazione libera e un giunto a livello della caviglia che gli dà una rotazione supplementare laterale. Il ginocchio ha un doppio giunto a scatti che gli permette una rotazione a 90 gradi e poi di poterla ampliare. La gamba può ruotare su se stessa. Ha un giunto a scatto che gli permette una rotazione molto ampia e stabile avanti e indietro e un giunto che gli permette la rotazione laterale. Questa parte del gonnellino ha un giunto interno che gli permette di ruotare a destra e a sinistra e quindi di adattarsi alla posizione della gamba. Il pugno ha un giunto a sfera che gli permette una rotazione libera. Il gomito ha un doppio giunto che gli permette di superare leggermente i 90 gradi. Il braccio può ruotare su se stesso e può essere allargato. Come vedete, l'intera spalla ha un giunto a sfera che permette di ampliare i movimenti del braccio. C'è poi all'interno del busto un ulteriore giunto
che permette alla spalla di abbassarsi e rialzarsi. Testa e collo hanno due giunti a sfera con rotazione libera. Sulla parte bassa del busto abbiamo un giunto che gli permette una rotazione su se stesso, mentre sulla parte alta abbiamo questo giunto a sfera supplementato da questo doppio giunto, e questo mix gli permette una rotazione molto ampia in tutti i sensi. Ora King Guards, mi spiace, ma devo fare una piccola critica. Ok, per trasformare il modello dobbiamo completamente smontarlo, e capisco che alcuni incastri non siano particolarmente rigidi per evitare che si rompano, però ce ne sono un paio veramente fastidiosi, che sono questo, che come vedete semplicemente si sfila, e quindi mentre maneggiamo la gamba c'è il rischio che cada, e questo qui. Come vedete ha un incastro molto molto semplice, solo a pressione, e ci vuole pochissimo perché si stacchi. Qui bastava mettere un magnete e avrebbero risolto il problema. Sul Goldrake e sul Mazinga ne hanno messi 10.000, qui ne sarebbe bastato uno per rendere il modello perfetto. Quindi niente di importante, sono dettagli, però poteva essere perfetto. Altra cosa, il modello si presta molto bene alle pose dinamiche, anche abbastanza estreme, e sarebbe stato utile avere all'interno della confezione una basetta per poterlo esporre sollevato da terra, magari mentre lancia un pugno o un calcio. Sarebbe stato il top, maledizione. Beh, ma guardate cosa ho trovato in magazzino, i guanti da collezionista come quelli che usa lo scemo nei suoi video, solamente che i miei hanno anche lo straccetto e sono marchiati Chogoki. Questi venivano dati in omaggio alla versione Hong Kong del Jig 07 nel lontano 2009. Jimmy, non che ci voglia molto, ma sarò sempre un passo avanti a te. Ok, scherzi a parte, passiamo ora alla trasformazione e iniziamo a smontare il nostro zangaglio. Ecco, qui abbiamo il dangaio scomposto e le parti per completare le astronavi, che adesso assemblo e poi vediamo cosa avanza. Eccoci qua, la trasformazione è parecchio laboriosa, però alla fine sicuramente le astronavi hanno un impatto estetico molto bello. Ma ho un dubbio, in un modello del genere vale la pena una trasformazione fatta in questo modo? O era meglio investire di più sulla struttura interna del robot in metallo che lo rendesse più rigido e pesante? Domanda da $1.000.000. Comunque, questi sono i pezzi del robot che avanzano, e tra gli accessori avanza anche questo pezzettino che serve per unire le due astronavi più grandi, unione che si vede per 5 secondi solamente nel primo avvio. Vediamo come unire le due astronavi, sganciamo questo e sganciamo anche questo.
Questa parte dobbiamo smontarla. Questi li agganciamo all'astronave che formano le gambe. Qui agganciamo il supporto per l'unione. Uniamo le due astronavi. Ed infine agganciamo questo pezzo. Bene, con questo il video è concluso. Spero di avervi fatto vedere in maniera efficace come è stato realizzato questo dangaio. Mi raccomando, scrivete nella descrizione i vostri commenti, perché sicuramente la King Art li leggerà tutti. Ora vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e vi lascio con la parte finale.